Ciao, sono Irina, ex compagna di Paolo Topi. Continuo a raccontare gli eventi degli area vissuti nella fase Reunion. Questo video è dedicato al viaggio a Udine. Quella volta, assieme ai superstiti degli area, sono venute anche la moglie e la figlia di Demetrio Stratos, perché è stato presentato il film. Oltre il film La voce Stratos, c'è stata anche una conferenza che vi voglio far vedere adesso. Daniele, tiro subito in causa perché tu, la compagna di Stratos, credo che sia la persona che meglio può dire qualcosa a proposito dello spirito, del forte spirito che appariva per esempio ieri sera dal film, perché conosciamo Demetrio, lo spirito di ricercatore, il tuo ricercatore. Apparentemente è esausto il cercatore, quindi è stato possibile. Io personalmente sono molto curioso di sapere come questa cosa lui la viveva, diciamo, nella quotidianità, a livello personale, tra quel che poi emerge come risultato, come cosa che lui ha lasciato. Se puoi dire due parole. Si navigava dentro da sempre, per quanto riguarda la pronuncia vocale. Era tutto cominciato, credo, quando mia figlia era nata e sempre da bambini fanno dei rumori che si chiamano l'allazione, dei bei secchi, eccetera. Io avevo notato che certi suoni, piuttosto che altri, che poi venivano persi con la crescita del bambino, e allora avevo cominciato a lavorare in questo senso, che poi ci aveva già cominciato a lavorare con altre cose, ma insomma la cosa si è collegata e quindi è importante poi andare avanti e fare un Questo come entrava nella storia degli aree? Come entrava nella storia degli aree? C'è la storia musica. Questo dice che ha trovato l'acqua calda. Sì, perché in fondo è l'acqua calda quella che è la nostra specialità. Noi scaldiamo l'acqua fondamentalmente, cioè ci occupiamo di suono. Già parlarne è una roba strana, è una cosa che ci diverte, che ci fa piacere fare, in certi casi è doveroso, se poi il tuo lavoro si appoggia sulla parola, sulle canzoni, quindi su un preciso rapporto con la parola, è preciso, perché comunichi assieme al pubblico un'altra cosa. Ma nel nostro caso, per esempio, noi questa sera lavoriamo sul suono puro e quindi insomma le parole sono un po' amate, c'è un pensiero un po' trasversale che occupa la nostra attività di area Reunion. Adesso vuoi aggiungere qualcosa? Sempre. E quindi cioè, ci sono riferimenti anche nel passato che per me sono importanti, non è vero che non c'è più niente, le cose ci sono e che, come si dice in gergo, non so se caga per nessuno, ma sì, intanto per... Un fine visitore. Ma c'è invece, secondo me, c'è gente che ha lavorato in passato una certa direzione e voglio dire non è che bisogna rifare quello, ma è il tipo di intenzione, il tipo di serietà, il tipo di serietà tra virgolette, il tipo di approccio alla musica che per me è importante, cioè che è fondamentalmente attraverso il suono, per cui una ricerca che non finisce. Il suono è il proprio strumento, è il suono di quello che tu hai dentro di te. In base a quello che avete detto nell'avanguardia e la ricerca proprio del suono in questo caso, che rapporto c'è tra la ricerca e la divulgazione? Voglio dire, dove si incontrano le cose e come
possono incontrarsi. Perché alla fine si rischia quasi di rimanere ad un livello di ricerca che si approfondisce sempre di più, ma che paradossalmente rischia di non essere divulgato nella maniera adeguata. Lo so. È che un artista tende sempre a puntare avanti, seguire la sua strada. E questo, come primo effetto, il desiderato, crea uno scollamento tra il suo percorso, la sua visione e quello della gente, che altri cazzo per la testa, un'altra cosa. Ecco, questo è il problema di tutta l'arte contemporanea. La musica ha una marcia in più, una cosa in particolare, perché il suono è una roba che passa come l'acqua, entra, si infila, fa delle robe strane. Ma pensa tu, per un artista di giro, cos'è? Gli artisti contemporanei, cose incredibili. Il loro livello il loro dibattito è altissimo, la profondità sono. Eppure c'è uno scollamento con la gente normale che tenta, lo vedo direttamente, mia figlia che è un artista e frequento un po' per tutto. Quindi, allora, dipende, capito, cosa, ci sono molte variabili in questo senso. C'è chi ha la missione di comunque divulgare, proprio alla fissa di dire io faccio una cosa e mi interessa farla sapere, perché in fondo io ritengo che la musica sia un fatto sociale, di base, all'origine della cosa. E anche in virtù di questo suo potere trasversale di comunicare, quello che diceva Ares, capito? Anche rispetto al passato. Fatto sociale in che senso? Perché nel Settecento si suonava soltanto per pochi. Poi c'è il mezzo di diffusione della musica che è stata il disco che ha trasformato completamente. L'uomo è un animale sociale. Punto di vista zoologico. Poi si suonava per pochi, ma la musica esisteva. Un altro tipo di musica esisteva per molti. Cioè, un certo tipo di musica era per pochi, ma la musica intesa come suono esisteva. Cioè, come? Popolare. Questo è importante. Se la pigli da lontano, come la figliando, dal punto di vista zoologico, se pensi che voi per cominciato a usare suoni per comunicare, perché la nostra specie trovava vantaggio da questo, l'uso della voce era quello di coordinare un'azione sociale rispetto alle esigenze della nostra, delle piccole comunità umane. Quindi era meglio per la caccia, era meglio per un sacco di motivi, era meglio rispetto alla paura che la natura incuteva. Quindi, assieme a questo, lo sviluppo che poi ha portato alla parola, e al fatto che riusciamo a comunicarci con dei simboli, assieme a questo si è sviluppato la musica proprio per il piacere stesso del suono. Ma questo l'abbiamo imparato, questa è dagli uccelli. Che gli uccelli canori cantano soprattutto per il piacere di farlo. E noi condividiamo con tanti viventi questo aspetto del suono. Questo è un po' una matrice fondamentale per fare musica e di lavorare sul potere del suono, sul potere della musica che è profondo. Poi, da lì, arrivare alla musica dei Kraftwerk, degli Aria, di Jimi Hendrix o di Cage, c'è la cultura di mezzo, è tutto un altro discorso. Quindi la matrice è questa. Rispetto alla sua domanda, che era una domanda grandissima, quella della divulgazione, la risposta che vedi è in mille parole e in niente. Stratos, per esempio, aveva una grande passione in questo senso. Lui proprio era un piacere suo profondo, questo di divulgare, di comunicare le cose acquisite, le novità che venivano fuori, le cose che piacevano, cioè, poi soprattutto dei bambini. Tra l'altro c'è anche un'altra cosa riguardo sempre a questo discorso. Si dice che la musica è, in ogni ambito, rappresenti quello che era il tempo in cui è stata fatta. Cioè, se noi ascoltiamo Bach, sappiamo quello che accadeva nel suo tempo. Se noi ascoltiamo i Beatles, sentiamo e tocchiamo e annusiamo quello che accadeva in quegli anni. Se siete d'accordo con questa cosa, che cosa rappresenta la musica degli Aria di quegli anni? Cioè, che cosa allora, io penso che, se parlo per Beck, vecchi compagni, ma ognuno ha la sua visione di mondo. Io penso che ognuno non possa stregarsi dalla sua contemporaneità.
Cioè, non è che io decido di essere testimonial di un periodo che vivo. Tu qualsiasi cosa fai, lo sei. Poi rispondi dal punto di vista culturale. Se sei uno che ha delle intuizioni, delle evoluzioni importanti sul linguaggio, sulla come discorso artistico, o se sei uno legato ad archetipi o a... Quindi la contemporaneità è una roba che ti trovi addosso. C'è chi la vive in un modo, o chi no, chi la nega e chi se ne fa scudo. Però quello è, io penso. Ma in un periodo come questo, dove appunto si è già sperimentato tutto, no? Cioè, dove stiamo andando adesso? Cioè, 30 anni fa... Lo dicevano anche nel 1200 questo. Ma, cioè, 30 anni fa Demetrio Stratos aveva già portato una cosa che è attuale di adesso in realtà, no? Già 30 anni fa. E adesso c'è veramente la completa destrutturazione della musica, cioè c'è comunque anche a livello umano una ricerca diversa. E stiamo veramente andando in una direzione che è completamente aperta da qualsiasi linguaggio, da qualsiasi schema, anche nella musica, nel jazz, nell'improvvisazione, si va fuori e più diverse musiche cercano un insieme, un linguaggio comune, e quindi veramente è un periodo di siamo in un periodo di grande trasformazione, dove veramente c'è come un'apertura, un andare in una nuova dimensione, in un nuovo linguaggio, anche in un nuovo percepire il suono, non solo del musicista, ma anche di chiunque, perché è un linguaggio proprio che secondo me ha bisogno di andare a cercare qualcosa di nuovo, perché c'è qualcosa che deve scattare, forse a livello umano, forse un ritorno appunto all'umano per andare a scoprire un nuovo linguaggio. Non so, chiedo anche a voi cosa, no, io sono molto d'accordo. Con la vostra esperienza, cosa vedete? Cosa vediamo? Io vedo che per esempio su internet c'è un sacco di roba, il modo di vedere cosa sta succedendo nel mondo dal punto di vista musicale. E quindi è vero, ci sono c'è gente che cerca in direzioni diverse. Devo dire che questo è un momento per la ricerca, è un momento un po' di passaggio, no? Perché sì, come si stanno fondendo i popoli, così si sta fondendo la musica, ma ci vorranno generazioni prima che... Perché adesso mettono il percussionista di quel paese, ma non c'è ancora la coesione, cioè, questo succederà sicuramente, succederà con il tempo, però già questo è indice di ricerca. Abbiamo molto, molto più materiale di quello che avevamo negli anni 70 adesso, cioè, per chi vuol cercare, c'è anche molta più robaccia, perché chiaramente internet porta questo e l'altro, però per chi cerca adesso c'è tanta roba da cercare, ce n'è talmente tanta che alla fine forse è anche troppa, no? Ma appunto c'è talmente tanto all'esterno che c'è appunto un ritorno a ognuno al suo linguaggio, come dicevi prima, alla sua interiorità e quindi al suo esprimersi con il proprio bagaglio e confrontare con gli altri e scambiare, discutere quasi, no? Musicalmente. Ma penso che ci vorrà un po' di tempo, perché anche per il discorso dell'interiorità, perché mi sembra questo un momento di passaggio, no? Per perché cioè, adesso è tutto sull'apparire, però c'è, secondo me, dentro ognuno di noi c'è un bisogno di cercare qualcosa che va in una direzione ben precisa, che è più interiore. Stanno accadendo anche cose che portano a questa direzione. Però chiaramente la maggior parte della gente fa finta di niente. Cioè ci sia anche paura di questo, perché è sconosciuto. Quello che è dentro di noi. Sì, è talmente vasto anche, no? È talmente vasto come percezione che... Però, tornando al discorso del suono, attraverso il suono tu puoi percepire.
tu puoi percepire cos'è vero e cos'è falso, cos'è altro e cos'è falso. Se hai un minimo, se non sei talmente preso dall'esterno, sì, se ti fermi un attimo, ed è quello che secondo me dovrà succedere all'uomo in questi anni. Oggi è difficile farlo. Oggi è difficile, ma è l'unica... Ma farlo ieri. Sì, ma questo è un cammino. Io non posso dire che vedere quello che succederà all'interno della mia generazione. Io sarò già morto, forse da quattro generazioni, non so fra quanto succederà, ma il destino dell'uomo è quello di capire questo, oppure di autodistruggersi. Apocalittico, ma cioè, se vi guardate intorno non è che lo facciamo tutto di niente, se non ne vogliamo parlare non ne parliamo. Volevo chiedere due cose. Io ho avuto la fortuna di vedervi, di ascoltarvi anni fa, prima volta al psichiatrico di Trieste e poi anche a... Sarei un po' dei ricoverati? Ero prossimo quasi. C'era anche lei. Era quella con la fisarmonica che era salita sul palco. Ho vissuto quegli anni come spettatore, ricordo bene cosa significasse essere ascoltare musica in quegli anni. Dal punto di vista del musicista invece, oggi essere su un palco e ieri essere su un palco, c'è un abisso veramente, come mi sembra, probabilmente perché sono legato anche a dei ricordi della gioventù, o no? O non è effettivamente. Guarda, ci sono talmente tanti presupposti in questa domanda, bisogna tirare fuori per tutti una comprensione di quello che tu intendi, penso di aver capito. Perché intanto cosa significa stare sul palco in Italia? Ma in Italia, adesso rispetto agli anni 70, in Italia. Quindi quando noi avevamo 20 anni, un'onda di un certo tipo in Italia, c'era una tensione verso il sociale importante, in cui la musica funzionava fondamentalmente da catalizzatore. Sono tutti elementi che dobbiamo considerare. Non è che sali su un palco per fare musica e basta. No. Sai lì per celebrare un rito sociale, come ripeto. E quindi ci sono tutte queste variabili da tenere in conto. Quindi, certo che c'è una differenza, rispondo alla tua domanda, perché il tipo di problematica che si affronta, il tipo di rapporto che si instaura con gli ascoltatori, tra i musicisti, è diverso. Non sto a dire meglio o peggio, questo non interessa, cioè interessa sì, certo, chiaramente deve essere sì, capito. Vi sentivate parte di un movimento adesso. C'è una parte del movimento, no, c'era già il movimento, per forza sento, c'è mai sotto. No, noi, voglio dire, il nostro rapporto con quello che tu intendi come movimento negli anni 70 era molto preciso, noi abbiamo preso come un gruppo musicale, così apertamente abbiamo dichiarato di schierarci, dire va bene, diamo una mano, fine. Non abbiamo preso tessere del partito, abbiamo preso, non siamo entrati in nessun tipo di reggimento ideologico. Diamo una mano, lo diamo fino in fondo, ma lo facciamo nel modo più onesto e pulito. Fisicamente, buongiorno, dove cazzo c'è? Dov'è? Lì! Due fascisti là, presto di là! insomma, hai capito, quindi... E in qualche modo, vedi, questo ha fatto sì che abbiamo... cavalcato un po' l'onda di questo movimento, conoscendolo bene, fino in fondo, con tutte le contraddizioni che c'erano, che non erano mica due, neanche tre. Però c'era una spinta comune verso un desiderio di fare qualcosa per aumentare la qualità della propria vita. E lo si cercava di fare insieme. E a noi piaceva essere il catalizzatore di queste tensioni. Pagani, nel suo libro, e lui continua a ripeterlo, dice che noi ci siamo fatti un po' sfruttare dal movimento, no? Dandoci un po' dei piedi, tra virgolette.
perché vi siete fatti un po' mettere i piedi sulla testa, dice, allora non è vero, noi ci siamo, eravamo adulti e consenzienti, ci siamo messi a disposizione del movimento, cercando, come ripeto, di dare la mano, di fare quello che si poteva fare. Sì, e quindi eri musicista dentro, nel cuore della società. Sì, però c'è qualcosa che non è cambiato, cioè, a prescindere dal momento. Io parlo per me personalmente, ed è il mio rapporto con il suono. Cioè, io quando vado su un palco, sì, c'è la gente, certo, dopo possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, però io faccio qualcosa per la gente nel momento in cui io faccio qualcosa per me. Per cui, per me, la cosa importante sul palco è ancora la ricerca del suono. Della musica. È quello che sto facendo, è perché lo sto facendo e come lo sto facendo. Questo era così allora, è così adesso in modo diverso perché io ho 30 anni di più e quindi, però l'intenzione è sempre quella. Questo secondo me è importante. La seconda cosa è l'essere rimasti orfani della voce, a proposito di suono, l'impatto musicale, nel senso che Stratos era, incarnava questa tensione verso la ricerca e i vostri erano impregnati di Stratos che improvvisamente viene a mancare. Quindi il suono vostro rimaneva orfano della voce. No, il gruppo rimaneva orfano della voce, sì. È diverso perché qual è lo shock che c'è stato in base? È stato un shock di là della perdita dell'amico e così via. Però la mancanza della voce, devo dire, che impatto ha avuto? Beh, è un po' più complicata da dire, nel senso che Area come gruppo, perché racconto proprio qui, sto cercando di parlare per me, mi parla, quando il gruppo era tale, per cui c'era un pensiero comune, un risultato comune, c'era un gruppo che aveva delle cose da comunicare, quindi dei testi scritti con una punta, e ha una sua storia, veramente che è molto chiara. Il gruppo ha cominciato a entrare nel suo momento di disfacimento naturale prima con la partita del maestro qui che ha preso il volo per altri lidi e ha proseguito la sua ricerca. È stato il primo segnale che l'esperienza area stava avviandosi a una naturale conclusione, perché il gruppo musicale è un gruppo di persone, un collettivo che si chiude in qualche modo ed elabora potentemente tutte le proprie potenzialità cercando una risultante comune, superando anche le contraddizioni interne, col collante del rispetto dell'interesse l'uno dell'altro e del piacere di godere del talento dell'altro. Poi queste cose si esauriscono naturalmente, ma è giusto che sia. E quindi il gruppo ha cominciato a scollarsi, prima Paolo ha preso la sua strada. Poi Demetrio ha preso la sua strada. Dal punto di vista del gruppo che si chiamava ancora Are, la morte di Demetrio, non è stato l'aver perso la voce, avevamo già perso la voce, lui era già preso questa sua strada di ricerca oltre la parola. Ad esempio, questo che diceva la Daniela prima, dell'essere rimasto colpito dalla lallazione della fine, era perché aveva intravisto la vocalità pre-linguistica, cosa faceva esserci prima, e quindi ancora una volta il suono al primo posto rispetto a tutto un altro tipo di prerogative che la musica non può permettere. Quindi c'è rimasto la morte di un grande amico e di un artista, no? Poi il gruppo si è distrutto tranquillamente negli altri 2-3 anni seguenti, ma come è naturale che si schianti tutti. Qualsiasi organismo vivo nasce, vive, e giustamente poi si chiama. Quindi un po' questa è la tua storia. Però nelle tue parole vedo, e anche nelle domande che sono state fatte, vedo una tensione non risolta, perché tu, anzi anche Ares, parlavate giustamente da musicisti, della centralità, dell'importanza essenziale del suono in quanto elemento fondamentale della musica. E forse anche in alcune domande, anche relative all'ormai si è detto tutto, si è scoperto tutto,
Forse c'è un riferimento implicito al fatto che gli area, anche perché facevano parte del movimento, quindi dicevano delle cose di simbolico e non semplicemente trasmettevano un suono. Forse c'è questa separazione, la separazione però nella vita degli area mi sembra sia sempre stata anche fecondamente ambigua, perché voi trasmettevate un messaggio simbolico, ma già sul messaggio simbolico c'era un lavoro sul suono anche della stessa voce. Mi ha molto colpito che Stratos, negli estratti che c'erano nel film, dicesse: io sto cercando di fare delle scoperte tecniche, sto cercando di evidenziare quello che tecnicamente si può fare con la voce. Non parlava più del modo dell'impiego della voce, non esclusivamente dell'impiego della voce come mezzo di trasmissione simbolico, ma dell'impiego della voce come momento di una realizzazione globale del suono. Mi sembra che forse questa ambiguità, è stata anche fecunda, possa essere da chiarire. Dall'altro lato, ma mi fermo qui. Dall'altro lato, cioè, già questo qui è un tema fondamentale, questa ambiguità che tu dici, in realtà è ambigua nel momento in cui tu pensi che dai per scontato un naturale destino della parola di essere legato al suono nella musica. Parli con la gente, quando gli parli di musica, chiunque qui fuori, per la parte di musica parlano di canzoni. Quindi è proprio un incistato pensiero della parola legata al suono come cosa indissolubile, cosa che veramente per un musicista puro non ne ha fatto. Ti capisco, da ascoltatore faccio fatica a tenere assieme le due cose, quando ascolto le parole mi perdo la musica di eccellenza, perché c'è un'attenzione che si gioca questa ambiguità. Ma poi comunque il nostro rapporto con la voce di Demetrio e con Demetrio non era il rapporto di un cantante, leader, per noi era uno strumento, per cui la ricerca sua e la ricerca del suo strumento. E la ricerca nostra è la ricerca sul nostro strumento, che è sempre, che sta andando tuttora avanti. È questo che unisce le due cose, per cui elimina quello che è. Perché non si tratta più di isolare, poi possiamo parlare per ore della voce, però Demetrio era un musicista, era uno come noi che cercava, non era la figura che è di solito nei gruppi rock, nei gruppi, era diverso. Che nell'ambito del provare, del ritrovarsi, cioè tra di noi non c'era c'era questo scambio continuo sulle cose. E quando lui lo faceva con la voce, lo facesse con uno strumento, in modo eccezionale, ma proprio per questo. Questa è una grande differenza. No, ma qualsiasi altro tipo di cantante. Io credo che il limite che viene fuori da queste discussioni, che è venuto fuori anche dal film, è proprio analizzare solo soltanto la parte estetica, cioè la parte esterna. Nessuno ha mai pensato di invece andare un po' più in profondità, e nel film questo manca, ne parlavamo con Daniele, cioè la persona, la coscienza della persona, i suoi desideri, i suoi dubbi, le sue fragilità. Quindi qui stiamo continuando a ragionare su qualcosa che ha a che fare con il guscio, ma c'è dentro, c'è la persona. Ed è questo il problema, questa è la dicotomia, perché non si riesce a trovare, come dicevi giustamente tu, la confusione totale della dimensione di oggi, che sembra essere molto aperta. In realtà non c'è una grande apertura, c'è la confusione, manca il punto di riferimento. Quindi in quel momento storico, se vuoi dal punto di vista dell'impegno, c'era questa idea di poter cambiare, no? Però sappiamo che non era possibile, ma i giovani, come eravamo noi a quei tempi, abbiamo sempre vissuto questa speranza, questa illusione di poter fare dei cambiamenti che avrebbero poi in qualche modo facilitato la comunicazione. Io dal mio punto di vista l'ho vissuta in questo modo, cioè non sono uscito dal gruppo perché mi mancava la ricerca sul suono,
mi mancava proprio la ricerca su me stesso, avevo perso contatto con la mia realtà. E quindi era importante per me fare un reset, tagliare. E credo che questo sia proprio l'elemento fondamentale per poi arrivare a rifare la musica. Infatti questa parabola, no? Sono ancora, e mi ricordo Sassi diceva quando menzionava Adorno, no? Cioè era cattivo perché Adorno era terribile sul jazz, sulla musica emotiva, era veramente, mi ricordo che Capiozzo si arrabbiava, cioè, perché si sentiva insultato, ma aveva ragione, la sega mentale, sempre la stessa canzone, faceva delle analisi addirittura su Parker, su Coltrane, ricordo, cioè era duro, ma era una durezza che, a prescindere dalla sua posizione di uomo, che era, Adorno poi era una persona un po' particolarmente sfigata, ma c'era proprio, mancava l'elemento fondamentale, cioè quello della ricerca sullo sviluppo della coscienza. Perché è da lì che poi si arriva a trovare dei punti di riferimento e a riuscire a ritrovare l'opportunità e la creatività e la libertà totale. Anche da lì che si può vedere qualcosa da fuori, perché altrimenti c'è talmente tanto che non è possibile. Ma è una via che non ha scampo, di cui non ci sono strade, non si va da nessuna parte, perché l'uomo è limitato. La sua incapacità di togliersi dal gioco della realtà emotiva è proprio il freno che gli impedisce di essere capace di manifestare se stesso. Questo è il problema fondamentale, quindi credo che finché i giovani, i vecchi da una parte che dovrebbero insegnare questo, e i giovani non capiscono questo e fanno un lavoro interiore, un lavoro di sviluppo per conoscere meglio le proprie capacità, la musica rimarrà uno strumento aleatorio, epidermico, che sì, fa piacere a sentirla, però non è... È fine a se stessa. Poi Farisei diceva delle cose che io non sono assolutamente d'accordo, però dico... Anch'io sono d'accordo con quello che stai dicendo, è evidente. È giusto che parli. Saremo vestiti nello stesso modo. È chiaro che il problema non è in questi termini, io il problema appunto l'ho sentito in quel periodo e non dico di averlo risolto perché non si risolve molto, però l'indicazione di base è arrivata, insomma, quindi c'è da fare, almeno secondo la mia esperienza, c'è da fare un grosso lavoro su se stessi prima di fare la musica. Poi se uno ha, perché poi la consapevolezza non vuol dire che si deve solo manifestare nella manifestazione della musica, si manifesta in tutti i campi della capacità che l'uomo ha di interagire con gli altri. Ma infatti a volte uno va alla ricerca di se stesso con la musica, per cui alle volte magari butta fuori cose che non sono proprio quello, ma sta andando appunto a cercare qualcosa, e alle volte può uscire anche qualcosa che non ha senso, ma in quel momento è quella fase, no? Sì, infatti, lo sai, la musica è è uno spettacolo della merce umana, in effetti aveva ragione Sassi, è nel senso che sei esposto e quindi ci sono degli elementi di piacere, no? Capisci? Perché l'uomo è egocentrico, quindi la passione, l'ignoranza e la virtù sono tre influenze che ci modificano l'esistenza, quindi dobbiamo cominciare a capire come fare, aggiustarci rispetto a questi attacchi costanti. E questo si risolve con la consapevolezza, quindi il punto di riferimento. A me piace l'idea dell'unità della differenza, come concetto di base. E quindi la musica, sì, la musica è importante, però in effetti, adesso dirò una cosa un po' strana, ma al momento della morte la musica non ti risolve. Tutti a toccarsi i genitali, cioè, perché porta male. Cioè, bisogna capire lo scopo della vita, cioè, che non è solo fare la musica. La musica è un aspetto e ben venga per quelli che hanno il dono di poterla vivere in maniera più intensa, non solo dal punto di vista dell'ascolto, ma dal punto di vista della generazione, quindi di viverla a livello proprio forte. Ma è un aspetto dell'esperienza umana, non è l'esperienza umana.
capito? A me interessa quello. Quindi io adesso, nel presente, vivo quello. Sono contento, super felice di aver ritrovato due compagni di viaggio. Però il viaggio continua, a prescindere dalle interazioni che possono essere più o meno sincronizzate tra di loro. Perché la musica mi interessa, ma mi interessa ancora di più scoprire chi sono, da dove vengo e dove vado. Io vorrei fare una domanda un po' diversa. Sono una studentessa del dance di Padova e sto facendo una tesi appunto sull'attività e l'esperienza che Demetrio ha fatto a Padova con Franco Ferrero. Ecco, mi interessava sapere voi cosa avete, se sapete qualcosa, cosa sapete dirmi di questa esperienza e soprattutto in un nastro che appunto Demetrio ha consegnato a Ferrero nel 77 ci sono delle annotazioni in cui che dicono che lui ha portato questo nastro assieme a due componenti del gruppo Area. Volevo sapere se qualcuno di voi era presente appunto cosa sapevate di lui, di questa esperienza di Demetrio. Io mi ricordo che ho fatto diversi viaggi con Demetrio Padova, però adesso non mi ricordo in dettaglio di questa cosa. Anch'io sono stato con lui a Padova un paio di volte, però con i nastri, cioè tanto lì da quello che saltava fuori si sentiva più che altro interessante. L'abbiamo visto ieri sera nel film, no? Abbiamo visto no, il film. Ferrero, era scusate, proprio... Ma soprattutto io so delle registrazioni che lui ha fatto con Ferrero a Padova, no? E quelle sono state anche ha certo, scritto delle cose, però Ferrero con bollettino, eccetera. Però dei nastri che voi avete portato, che lui registrava sempre sì, delle cose, sì, anche da Claudio, sì, Rocchi, eccetera. Demetrio proprio si è portato delle cose lì e io per esempio io non c'ero. Ha consegnato proprio una cassetta nel settembre del 77. Siccome sto facendo proprio un'analisi, una catalogazione, perché non è mai stata fatta, volevo sapere se qualcuno di voi sa di essere stato presente a quell'incontro con Ferrero. Magari sentendo la cassetta si può... Però è solo una notazione scritta a penna, cioè che è stato accompagnato da due del gruppo. Lui si registrava, sì, faceva tutte le cose a casa, sì, ti ricordi? Io ho visto quelli, mi ricordo questo, che provavo a vedere, e poi questa cassetta... La portava loro sì, perché voleva sapere delle sì, cose certo, da Ferrero, che cosa voleva sapere dal punto di vista tecnico o della fisica che cosa stesse succedendo mentre lui faceva delle cose. Ma lei si ricorda di essere stato quindi a contatto con Ferrero al centro di fonetica? Sono stato personalmente tra i due. Lei è stato quindi potrebbe essere stato lei nel 77. A consegnare questo nastro. No, io non lo consegnerò. No. Io so che lui lavorava sulla cassetta e sicuramente lui però. Certo, ma lei è ma non mi ricordo. Comunque è stato a Padova. Sicuramente gli ha dato dei materiali da analizzare, ma poi anche altri ne ha fatti lì. Certo, insomma, certo, il gioco sì, era sì, quello di capire cosa succede qua dentro. Lui era partito con questa idea e ha coinvolto questi professori che erano completamente fuori da tutti i giochi, per cui era una cosa un po' confusa, devo dire, questo rapporto di mente che ho colto. Molto chiaro. Sì, ma era confusa perché ognuno cercava qualcosa di che non... No, con Ferrero non era per niente confusa. Poi Ferrero ha voluto anche trovarmi a casa dopo. Mi ha portato un nastrino, mi ha portato il suo bollettino che aveva scritto. Abbiamo parlato, adesso Ferrero purtroppo non c'è più perché da un po' di anni che è morto. Però era molto chiaro il rapporto che lui aveva con Ferrero. Infatti se tu leggi i bollettini sono un po'... astrusi, però è comprensibile, non era, anzi ormai erano sulla stessa, ma Ferrero era un fisico, non era un foniatra, quindi la differenza è sostanziale, quindi era coinvolto perché anche Ferrero voleva capire delle cose, era stato tirato in battello su delle cose che non gli era mai successo di sentire, e allora anche lui si
volete capire. Quindi ormai era nella stessa parte, non era così astruso. Poi volevo chiedere come questa ricerca di Demeter confluiva appunto nel progetto Area. Questo tipo di ricerca sulla voce è il suo contributo. Veniva portato bene. Basta ascoltare i dischi e li vedi poi. Cioè, Demeter è stata una persona curiosa e che ha sempre cercato una vocalità sua, la scavava proprio a fondo con quelle delle sue possibilità e comunque man mano che questi risultati venivano fuori vi portava come patrimonio suo personale all'interno del gruppo. Quindi forse sarebbe meglio chiarire la metodologia di lavoro che avevamo, forse sarebbe più chiaro, sì. Cioè nel senso che quando Sassi abbiamo cominciato a funzionare, Sassi è diventato parte del gruppo, praticamente l'idea aveva lui, che secondo me è un'idea ottima, perché ha dato dei ottimi risultati, era quella di non buttarsi subito sugli strumenti e suonare un 48 ore senza mangiare, ma era quella di trovare il senso del pezzo, e lui poi dopo è stimolato dai fatti di cronaca, eccetera, presentava un testo e con lui alla Krams si discuteva di queste diverse possibilità di far capire quello che c'era da lanciare come messaggio. Quindi era un... Questo non è esatto fino in fondo, non era è uno dei metodi. In realtà questo lavoro è venuto fuori da un certo momento in poi, nel momento in cui proprio vai a elaborare dei lavori, ma parallelamente a questo c'era tutto un lavoro di ricerca sostanzialmente emotivo, il nostro dibattito, tra di noi adesso che abbiamo 25 anni o 28 lunghi, è un po' verte su questo, questa sua, come dire, dare una priorità all'aspetto razionale rispetto all'aspetto emotivo, fa parte anche del suo scelte. Io invece ritengo un po' che non ci sia nessuna priorità, siano parallele. La musica ha il suo grande potere in quanto tale, e questo l'ho detto sin dal primo intervento che ho fatto, quello che penso profondamente. E la ricerca sul suono, non tanto il senso del suono, senti questo e senti quest'altro, un oggetto fisico in quanto tale, ma il suono, il potere sonoro della musica slegato dalla parola, slegato da aspetti razionali anche. Proprio la materia bollente della musica, la materia facilmente ingestibile, è la materia che salta fuori poi soprattutto in mano agli improvvisatori, a chi ha il coraggio di buttarsi in qualcosa di cui non sa dove andrà, dove si muoverà, cosa stringerà, perché sta infilandosi lì. Questa è materia strana. E tante volte anche questo era una strada molto più vicina a tutto il Ares, a Puglio. Ricerca veramente sulla materia sonora che poi confluiva con l'aspetto razionale. Quindi diciamo che il gruppo era una entità estremamente complessa come metodologia di lavoro rispetto alla costruzione degli album e della comunicazione nostra nei confronti dell'apparato concettuale che vincolavamo attraverso anche la parola, i gesti, gli scritti o quant'altro, certo. Succedeva questo, ma contemporaneamente c'era un fortissimo lavoro sul suono puro, sulla musica più libera possibile. Non solo, ma molte cose nascevano lì, cioè bastava, uno arrivava con un pezzettino di frase, si cominciava a suonare e poi da lì si sviluppava qualcosa che, per cui una parte nasceva da chi lo portava, poi un'altra parte era sviluppata in fase di istruzione. Poi c'erano i testi, per cui è difficile dire qual era la metodologia. Cioè, quello che posso dire è che c'era molta democrazia, cioè nessuno, se dicevi questo non va, nessuno se ne andava malcontento, insomma c'era ma lo stimolo, in effetti, certo. Lo stimolo veniva, almeno per me, veniva dalla discussione. Certo. Poi dopo sì, certo.
dopo la discussione c'era l'aspetto emotivo inevitabile, perché uno di noi abbiamo emozioni, però anche la frasina di cui tu parli o il suono era tutto in funzione della discussione che abbiamo fatto prima, cioè doveva era in qualche modo collegato, no? Perché c'era da, non so, mi ricordo la discussione sull'lobotomia, mi ricordo perfettamente, cioè c'era questa decisione del Tribunale federale tedesco che avevano condannato la Meinhof alla lobotomia. Allora Sassi ci dice, ma che cos'è la lobotomia? Quindi qui si entra in un discorso che va al di là della musica, che cosa significa essere lobotomizzati. E quindi, parlando, l'assenza di, sai, quando ti bruciano il lobo centrale del cervello, tu diventi un vegetale, cioè. E poi deve essere anche doloroso. Quindi c'erano già due aspetti, infatti il pezzo è venuto fuori manifestando quegli aspetti. Quindi qui non c'entra l'aspetto emotivo, qui c'era proprio un progetto preciso, è così che lavorava Gianni. Che i pezzi venivano fuori proprio con una matrice che aveva dei punti di riferimento precisi. E il pezzo, quando l'abbiamo fatto, aveva questo impatto sulla gente. La gente stava male fisicamente, perché era doloroso anche per noi, per le nostre tasche, perché abbiamo bruciato un sacco di autoparlanti, perché era fortissimo, e perdevano proprio la coscienza di quello che succedeva. Quindi dico, tu stai parlando di un pezzo, sì, che è dichiaratamente concettuale, dove la forza concettuale è predominante. Sì, infatti, questo è uno degli aspetti del... Sai, io quando sono arrivato nel gruppo, i pezzi di Arbeit mal frei, a parte l'abbattimento dello Zeppeli, erano praticamente già stati fatti da voi, quindi quella lì io l'ho vissuta in maniera molto epidermica, insomma, non è che fossi riuscito, non era nemmeno, cioè, mi piaceva, però non è che io ho cominciato a lavorare bene dall'abbattimento dello Zeppeli in poi, no? Beh, però Caution, appunto, dall'abbattimento dello Zeppeli in poi. È un importante che contiene anche altri. No, certo, però dico, Caution era, ma tutti gli altri album, infatti in Caution e gli altri c'era proprio più questa presenza della discussione, dell'analisi, che mi sembrava importante. Poi sì, c'era la componente emotiva, non puoi evitare che ci sia, però tutto in funzione di un discorso che era pre, quindi la regola che ti libera, c'è, cioè, la famosa frase, mi ricordo Mr. Spark, devo Mr. dire, Mr. Spark, le orecchie a punta, chi è che ha alzato la mano? Volevo fare una domanda che forse si collega a quello che stavamo dicendo. Come il collettivo Aria, quindi compreso anche Gianni Sassi, considerava quella fascia del pubblico che era non musicista? Perché voglio dire, tra musicisti ci si capisce, cioè si fa un pezzo con una certa tecnica e forse magari il messaggio. Invece, come consideravate il pubblico di non musicisti? È un disastro. Poco. Penso che uno debba rispondere in piena onestà intellettuale di quello che gli interessa e prima di e poi deve essere disponibile a porgerlo alla gente, parlare, non lo so cosa posso fare, ti invito per un caffè. Non è che puoi dare, cioè, non puoi preoccuparti di cosa dai, cioè se fai una ricerca, è per forza una ricerca che spesso il pubblico non può capire dal punto di vista tecnico, ma è come gli arriva, infatti era questo che arrivava, non è che dovessero capire. Anche il jazz, non è che uno va lì e sente il concerto e dice, ah, su questo accordo deve fare quella scala lì. Questa è una capanna morte di noi musicisti, che non riusciamo più a ascoltare niente senza... Cioè, c'è qualcos'altro che passa. E quindi non è, cioè, questa favola che tutti devono condividere tutto. Cioè, non è obbligatorio comunicare, è utile fare questa come senso di democrazia verso gli altri, dire no, non mi interessano quelli che fanno le seghe mentali, discorsi che io trovo terrificanti, ma preferisco lavorare terra a terra in modo che mi si capisca. Questa è una cosa devastante, che è semplicemente misura del poco talento, la poca onestà intellettuale di questo artista. Sì. E comunque farà quello che si merita di fare, non c'è nessun problema se quello.
obiettivamente Giovanni Allevi, esatto, perché questo è tra di noi, diciamo, sì, bene, che il rischio è questo, capito, che con questa scusa di farti capire dal pubblico poi arrivi a Toto Cutugno, arrivi a... Io penso che un artista deve sapere, puoi dire, c'è un fisico che ti conosce la relatività, e quindi no, qui dobbiamo parlare semplicemente di addizioni e sottrazioni, cioè bisogna che un sforzo bisogna farlo. Magari cerca di farsi capire, no. È un po' così, è una roba abbastanza. Ma quindi questa materia bollente, esatto, questa materia bollente può rimanere tale o ha bisogno comunque di una parte razionale per trovare comunque una forma, diciamo, cioè, è buono l'insieme tra materia bollente e intuitiva, cioè quello che esce e la parte poi che dà una forma, ci vuole un equilibrio. Tu stai mettendo, stai scoperchiando tutte le... Ma perché questo, è questo l'oggetto, noi possiamo andare avanti una settimana tra di noi a discutere su questo. È fondamentale, questa è una cosa fondamentale. Io sono filosofo, venga anche io su due settimane. Mettiamo anche lui, siamo veramente illuminati. E questo è il succo della questione, l'equilibrio di queste cose. Quello che poi alla fine semini, raccogli, sai, è tutto lì, il punto di vita. Quindi è un equilibrio sopravvivente, cioè un equilibrio grande. È un equilibrio molto, molto delicato. È delicato. Anche perché, vedi, stasera noi faremo della musica strumentale, non ci sarà una parola, ci sarà qualche presentazione, ci sarà qualche gioco, sì. Però anche noi ci siamo in tensione perché stasera cercheremo di fare un passo ulteriore verso non so dove. E proprio anche in virtù di questo, quanto è importante la parte sedimentata, cioè le parti tematiche, o che so, le parti composte che rimangono tali, e invece quant'è la parte estemporanea, quella che creeremo lì al momento, quello, cosa succederà, capito? È un po' veloce la questione. Il momento ha un rapporto fisico con il suono, fa tutta una serie di percorsi dentro se stesso, dentro al suono, dentro, ma è obbligatorio anche per il pubblico cedere qualcosa e entrare in una disponibilità a seguire questo povero Pirla nei suoi percorsi. O puoi andare per uno spritz al bar, che non c'è nessun tipo di problema. Però se accetti questo, la forza, la potenza dell'improvvisazione è questa qui, nel rito collettivo del fare musica. Tu trovi di fronte un improvvisatore, la cosa potente dell'improvvisazione è che accetti anche tu un rischio. Potrebbe anche essere una bella cagata. Scusate la simpatica parola, ma come succede? Che c'è quella sera che non ce n'è. Adesso non viene mai, come ripeto, così perché insomma ormai qualcosa abbiamo imparato, però può anche essere che la sera prenda una piega poco interessante, come improvvisamente noi cerchiamo ovviamente. Ma il dialogo fa cosa? Nell'improvvisazione speciale, il dialogo fa di più. Quando uno magari prende una via, c'è un dialogo. No, noi non ci parliamo mai. No, non c'è dialogo, non è questo, è l'ultimo. Secondo me il punto è un esercizio molto, molto, molto fine, no? Quello dell'improvvisare così. E se lo faccio veramente, arriva al pubblico, il resto è una favola. Per me non è così, per me c'è un colloquio. Ma quale colloquio? Cioè, io vorrei fare questo discorso con te stasera dopo il concerto. Cioè, forse poi riusciremo, quale colloquio? Cioè io vado lì e faccio una cosa con una certa intensità e una certa intenzionalità, che è quello che cerco, io cerco quello. Poi è chiaro che lo faccio davanti a te, se è vero ti arriva. Cioè una nota può essere fatta in 2000 modi, sullo stesso strumento, la stessa nota fatta da 10 musicisti ha un'intensità diversa.
ci vorrebbe una macchinetta per vedere quanto arriva il pubblico. Voi stessi. L'iPhone è un momento, voi stessi, per esempio, una maniera di trasmettere, cioè il colloquio col pubblico, per esempio quello che ha fatto lui, qui a Udine, vicino a Passanti Passo, il fatto del cane, no? Cioè della pressione, del muoversi, che dava, cioè, era, questo era già un discorso, perché c'era il pubblico che suonava in un certo senso. Ma sono passati 30 anni, cioè non è che... Cosa metta? Se le cose sono valide. Io non posso più provocare la gente, posso dire delle cose attraverso il mio linguaggio, cioè non è che posso passare il tempo. Cioè, io credo che quello che si è detto fino ad ora, anche a livello, parlava anche a livello sociale, politico, io prima ho detto una cosa sulla disponibilità, sull'apertura, che se fosse messa in pratica in altri ambiti, allora sì che la musica insegna qualcosa, in questo senso. Cioè, non ero presente forse. No, io ho detto che quando si sviluppa un'improvvisazione con loro, o anche con altri musicisti, un'improvvisazione libera, si usano due tipi di attenzione, si ha un certo tipo di disponibilità che normalmente è difficile da trovare. Cioè io mi apro all'altro, sono disponibile, come... Non lo so, quindi ascolto quello che mi dice e io rispondo a quello che mi dice. Ecco, ascolto, è importante.